cominci bene, l'importante è continuare così e non abbassarsi. Alla fine siamo andati a riposo con due reti di vantaggio, però appunto, come abbiamo visto in passato, magari insomma, non ci è andata bene, e quindi l'importante era ricominciare il secondo tempo con il stesso piglio del primo. E è andata bene, abbiamo fatto anche il terzo gol alla fine, che mi sono un attimo perso, ho visto solo il tiro, però ho visto che ha fatto un gran gol, e quindi l'importante era questo. Ha fatto una grande azione, lì capo doveva metterla dentro. Devo dire la verità, sono arrivato alla fine un po' appannato, non è, però sì, ma magari anche lui è arrivato stanco perché abbiamo fatto una ripartenza veloce. Quanto è importante questa partita per te? Cioè il fatto che non giocavi da un po', insomma. Beh, insomma, inutile nascondere, è importante. Però devo dire la verità, il più importante è vincere oggi, i 3 punti fondamentali. Ti passo allo studio per qualche domanda. Ah, sì, comincerei io, Sergio, se me lo consenti, a Cristiano Rossi questa domanda. Ciao, sono Roberto Guerriero, volevo chiederti questo. Eri arrivato con Calderisi in panchina, che ti voleva a tutti i costi nella Salernitana. Nel momento in cui è cambiata la guida tecnica, hai temuto di veder ridotti gli spazi d'impiego? No, cioè alla fine non, insomma, io mi sono impegnato sempre sia con il mister Gagliarisi che con il mister Perrone, non mi è cambiato niente, ecco, io ho sempre lavorato uguale settimana per settimana ed era quello l'importante. Ecco, alla fine il mister ha fatto le sue scelte, come è giusto che sia, perché alla fine la Salernitana è una grande squadra, siamo in tanti, siamo tutti dei grandi giocatori, sia i più esperti che appunto i più giovani, quindi alla fine l'importante appunto è fare più punti possibili, ecco. Rossi, mi scusi, le volevo chiedere Cristiano Rossi. Sì, sì. Le volevo chiedere, questa Aprilia, poi vista da vicino, vista di fronte, quella lì che meritava di stare al primo posto con soltanto 4 gol subiti, miglior attacco? No, scusa, perché mi è andata via la voce, sai? Se, insomma, l'Aprilia vista dal campo è davvero la squadra che i numeri oggi la accreditavano come la più forte del campionato? Devo dire la verità, alla fine io le partite ho visto spezzoni di partite, quindi non lo so. So solo che noi abbiamo fatto una grande partita, cioè hanno giocato contro la Salernitana oggi, abbiamo fatto noi una grande gara, quindi non sono demeriti dell'Aprilia, ma sono meriti nostri, ecco. Abbiamo fatto una gran partita, sappiamo che però non abbiamo fatto ancora niente e dobbiamo affrontare il Melfi la prossima con lo stesso piglio. Ultima domanda, riapre il campionato questa partita, questa vittoria, vostro in generale? Sì, però appunto come ho detto dobbiamo continuare così, ecco. Le prossime partite sono di stessa importanza che appunto è questa con l'Aprilia. Ovviamente questo era uno scontro diretto, quindi abbiamo recuperato 3 punti importanti, però le prossime sono della stessa importanza e le prepareremo con la stessa cattiveria che abbiamo affrontato oggi l'Aprilia, ecco. Grazie a Cristiano Rossi, a voi la linea.